Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Allora, l'idea per questo video mi è venuta proprio l'altro giorno quando stavo facendo un po' di controllo, insomma, sul mio canale, stavo rimettendo a posto le playlist e ho notato che appunto avevo una playlist chiamata Vita da Libraia dove mettevo, caricavo dei video legati per l'appunto al periodo in cui avevo il negozio, quindi avevo questa cartolibreria. Allora ho deciso che non avrei voluto nasconderla, ma allo stesso tempo non volevo nemmeno che rimanesse così senza nessun altro video, dato che adesso ho chiuso la libreria, e quindi ho deciso proprio di inserire in questa playlist nuovi video dedicati al club del libro, quindi a quel club del libro che io stessa ho creato insieme alla mia mamma nel periodo in cui avevo il negozio e all'epoca per l'appunto si faceva all'interno del mio negozio. Quindi una volta al mese troverete un nuovo video su questa playlist dove vi parlo degli incontri che sono per l'appunto proseguiti anche dopo la chiusura del negozio, di che cosa leggiamo e così via. Comunque vi spiegherò tutto più tardi con l'inizio del video vero e proprio. Prima però vorrei farvi una domanda. Allora, non so se avete notato, ma sul mio canale ho inserito una nuova rubrica, vi lascio qui la playlist, e si chiama appunto la rubrica dello scrittore, dove voglio condividere con voi video che riguardano la scrittura, avendo io pubblicato un libro. Molti di voi lo sapranno, ma se non lo sapete dovete assolutamente rimediare, quindi come sempre trovate sotto il link per leggere la trama e se vi piace insomma poterlo anche ordinare e leggere. Ma a parte questo, per l'appunto vorrei inserire qualche nuovo video anche lì, quindi mi fate sapere se avete qualche curiosità, qualche argomento che vorreste che io trattassi sul canale riguardo alla scrittura, alla pubblicazione, non so, alla scelta dell'editore, ai metodi di scrittura, al blocco dello scrittore, insomma qualunque cosa vi interessi riguardo la scrittura e la pubblicazione di un libro. Mi piacerebbe poter rispondere alle vostre domande e creare dei video apposta, insomma. Quindi nei commenti fatemi sapere. Passiamo adesso al video vero e proprio, ovvero voglio parlarvi di come organizzo il mio club del libro. Inoltre, in questo video, dato che proprio 2 giorni fa abbiamo avuto la nostra riunione di settembre, dopo la pausa estiva, vi dirò anche quali sono i libri che avevo proposto per la lettura per il prossimo mese. Comunque, andiamo con calma e cominciamo. Prima di tutto, l'idea del club del libro è nata a mia madre quando avevamo per l'appunto ancora il negozio, quindi avevamo uno spazio, non so se lo ricordate, comunque avevo uno spazio dedicato solamente ai libri, dove avevamo messo anche dei tavolini e delle sedie, quindi quello era lo spazio ideale dove incontrarci la sera dopo cena una volta al mese per appunto parlare di libri e di letture. Una volta chiuso il negozio ci siamo spostati, all'inizio andavamo a turno insomma nelle case dei vari partecipanti, mentre adesso abbiamo trovato una stanza insomma dei locali della Proloco del paese che ci dà gratuitamente, e quindi noi ci riuniamo lì, c'è un bel tavolo, tante sedie, portiamo un termos con il tè, portiamo dei pasticcini, dei biscotti e così via, e quindi è un momento anche conviviale per stare tutti insieme, e poi effettivamente si svolge il nostro club del libro. Il club del libro che ho creato lo gestisco io, nel senso che dirigo un po' i lavori, quindi sono io a scegliere le letture da fare ogni mese e sono io che regolo un po' la discussione, ecco, dirigo le discussioni e ciò di cui parleremo durante le varie riunioni. In realtà funziona così: io tutti i mesi scelgo un tema, quindi una tematica. Allora, per esempio, può essere un mese, non lo so, raccolte di racconti, thriller, romanzi rosa, romanzi che hanno un determinato, che parlano di un determinato argomento, libri di autoaiuto, insomma, nei mesi veramente libri da cui è stato tratto un film, serie, fantasy, insomma, veramente ogni mese trovo un tema diverso e quindi scelgo su questo tema una rosa di 5-6 titoli. Alla riunione poi io presento questi titoli che ho scelto e distribuisco delle fotocopie dove è presente la copertina e la trama del libro. E viene quindi letta a voce alta la trama, in modo che tutti si rendano conto più o meno di cosa parla il libro, e una volta lette tutte le trame arriva la votazione.
Quindi i vari partecipanti votano il libro o i libri che gli piacciono di più e che quindi vorrebbero leggere per il mese successivo. A quel punto vengono selezionati i due libri con più voti. Non è obbligatorio ovviamente leggere due libri, io ho dato la scelta tra due per evitare che magari qualcuno si ritrovasse a dover rileggere un libro che aveva già letto e quindi non poter leggere niente, oppure che fosse votato un libro che magari uno dei partecipanti proprio non sopporta, magari un autore che non gli piace assolutamente, e quindi ho dato sempre l'alternativa. Questo cosa significa? Che i due libri più votati saranno quelli che dovranno essere letti durante il mese. Quindi i partecipanti possono scegliere o l'uno o l'altro liberamente. Alla riunione successiva, che appunto è il mese successivo, poi noi ci incontriamo e discutiamo proprio su queste letture. Quindi di solito parliamo di due libri per l'appunto. Chi ha letto un libro dirà la trama e discuterà sul contenuto, insomma, di un libro, e chi ha letto l'altro farà lo stesso con l'altro. Questa è la parte più bella del nostro club, perché ovviamente c'è tanta discussione, c'è tanta... a volte gli animi si scaldano, a volte capita insomma di ricollegarci anche ad altri argomenti e di distanziarci, ecco, da quello che era il fulcro principale, ma non importa, perché questo vuol dire che quel determinato libro ci ha stimolati in qualche maniera e quindi ci ha dato modo, ecco, anche di ricollegarci ad altri argomenti. È sempre veramente molto interessante. Ci sono stati dei mesi dove parlavamo tutti insieme uno sopra l'altro da quanto eravamo animati dalla discussione, quindi è veramente molto bello. Poi stavi un po' calmare le acque, ecco. E niente, appunto, dopo aver discusso dei libri, io ripresento la nuova scelta che i lettori hanno per il mese successivo, viene rifatta la votazione e così via. Siamo all'incirca, di solito 10, tra gli 8 e i 12, ecco, diciamo, quindi una media di 10 partecipanti ogni volta, e appunto abbiamo un nostro gruppo chiuso su Facebook, dove ci scambiamo non soltanto opinioni, ma anche io lo uso proprio per, non so, comunicare eventuali cambiamenti di data o di luogo o per fare delle domande, insomma è il nostro modo per comunicare ed essere tutti sulla stessa piattaforma. E ci sono sia uomini che donne, ma principalmente siamo donne. Un'altra cosa che voglio farvi vedere è il quaderno che uso io per appunto appuntarmi le varie cose sul club del libro, perché ho bisogno non solo di appuntarmi le mie riflessioni quando leggo il libro del club, ma poi appunto i titoli che voglio proporre, mi segno le votazioni e così via. Quest'anno ho iniziato un quaderno nuovo. Se mi seguite su Instagram, sono Martina Tazza, avrete visto che ho fatto un po' di ordine tra i miei quaderni, diari, perché ne ho veramente tanti, e quindi ho deciso di utilizzare un quaderno che avevo da diverso tempo veramente e sul quale avevo scritto tipo 3 pagine per il club del libro. La copertina è questa. Cioè, è molto molto da adolescente, ma perché? Perché io l'ho comprato quando avrò avuto, ma saranno stati tipo 8 anni fa, 9 anni fa, non lo so, insomma ero una ragazzina e mi piaceva. Quando l'ho visto, l'ho preso a Londra, oltretutto, mi piaceva moltissimo. Non vi faccio vedere le primissime pagine perché sono semplicemente appunti, niente di che, e poi ho deciso di ricominciare, ecco qua, da qui. Quindi ho inserito la scritta club del libro, qui vedete, sto uscendo qualcosa. Qui vedete la data dell'incontro e poi queste sono le mie riflessioni sul libro del quale volevo parlare, perché all'incontro che abbiamo fatto l'ultima volta, dato che appunto era trascorsa tutta l'estate, abbiamo parlato, ognuno di noi ha detto qual è stato il libro più bello letto durante l'estate, e ovviamente ho parlato di It. Anche qui mi ero poi appuntata a 3 argomento, insomma 3 punti principali che volevo toccare parlando di It, nel mio caso, insomma del libro che mi aveva accompagnata durante tutta l'estate, e tutti i mesi insomma faccio così. Bene, direi che siamo a posto per quanto riguarda l'organizzazione del club del libro. Adesso invece vi dirò quali sono i libri che durante l'ultima riunione avevamo scelto e qual è la tematica che li unisce e che cosa è stato votato.
Allora, la tematica è secondo me molto interessante, ovvero ho scelto libri dei quali si sente molto parlare in questo periodo sui social. Quindi sono quei libri ovviamente che le case editrici distribuiscono ai vari booktuber, ai vari bookblogger e così via, e che quindi noi ci vediamo davanti ogni volta che apriamo un social, che sia YouTube, che sia Facebook, che sia Instagram. Molto spesso siamo anche un po' titubanti, no, dall'acquistare questi libri che ci vengono spiattellati davanti ogni secondo e che vengono sempre osannati, perché ovviamente ci viene un po' il dubbio che l'opinione non sia tanto sincera. Abbiamo paura che col fatto che la casa editrice appunto li ha inviati gratuitamente a chi ne parla, poi questi siano invogliati, insomma, a parlarne sempre bene. Per questo quindi avevo selezionato 5 titoli che per l'appunto sono molto chiacchierati in questo periodo, così il prossimo mese quando ci incontreremo potremo valutare se è tutta pubblicità, quindi la casa editrice sta facendo tanta pubblicità a un libro che magari non la merita, ma col fatto che tutti ne parlano ne vendono anche tante copie, oppure se veramente questa sponsorizzazione da parte delle case editrici abbia un insomma anche un contenuto e quindi il libro effettivamente meriti, e vedremo che quale sarà il risultato il prossimo mese. I libri scelti ovviamente non li ho con me perché non li compro tutti quando voglio, insomma, quando scelgo i titoli, ma li scelgo su internet, quindi vi lascerò chiaramente le immagini. Il primo è Vox, ovviamente questo è un libro molto chiacchierato in questo periodo, quindi l'avrete visto sicuramente, alcuni di voi forse l'hanno anche comprato e letto come tutti gli altri. In questo caso il libro racconta di questo mondo distopico nel quale le donne sono sicuramente regredite nella loro lotta per non per, tanto per l'indipendenza, ma per l'uguaglianza, ecco, con l'uomo, quindi assolutamente si sono fatti tanti passi indietro, la donna è considerata totalmente inferiore all'uomo, e questo lo si manifesta principalmente nel fatto che alle donne è imposto di poter dire soltanto 100 parole al giorno. E niente, quindi questa è la trama, è brevissimo oltretutto perché la trama inserita sul libro, anche quella, ha solo 100 parole, quindi ci rendiamo conto da lì quante siano poche, e la trama è sicuramente accattivante, chissà se è stato votato. Il secondo libro selezionato era Il Sognatore, anche questo strachiacchierato negli ultimi mesi. Allora, questo libro parla, in realtà è un fantasy, che parla di questo bambino allevato da dei monaci che cercano per tutta la vita, insomma, di educarlo al sopprimere le proprie fantasie. In realtà per lui sarà sempre impossibile fare questo, soprattutto perché è affascinato dai racconti confusi di uno dei monaci che parla di questa città perduta che lo affascina moltissimo. Lui poi comincerà a lavorare nella biblioteca, in questa grande biblioteca, mi pare si chiami, sì, scusate, ho la trama qui accanto. Quindi comincia a lavorare in questa grande biblioteca, quindi grazie ai libri riesce ad alimentare ancora di più la sua capacità di sognare e di avere fantasia, e pur sapendo che il suo sogno di vedere questa città perduta non si avvererà mai, anche se ne era rimasto molto affascinato e molto incuriosito. Poi però, insomma, gli avvenimenti della vita faranno in modo che gli si presenti l'occasione di vivere una grande avventura, insomma. Questo libro è piaciuto a molti che l'hanno letto, ne hanno parlato sui social, però dobbiamo ovviamente leggerlo di persona per poter capire se effettivamente questo successo sia meritato o meno. Il terzo libro non poteva mancare perché veramente questo è stato chiacchierato e presentato da tutti, è 4321. 4321 è un libro, cioè così, tipo, enorme, che però ha una trama veramente molto accattivante. È la storia di una persona che fin dalla nascita vive praticamente 4 vite, quindi vengono viste 4 possibilità diverse di vita per la stessa persona, quindi vengono sottolineate le differenze di appunto piccole scelte che poi portano a vite completamente diverse, ma allo stesso tempo quali sono i punti fermi, i cardini che si ripresentano in ogni vita e che quindi sembrano essere destinate a lui qualunque sia la scelta che questo personaggio fa. Sicuramente una trama intrigantissima, l'unica cosa che a me personalmente frana un pochino è la lunghezza del libro, perché lo sapete, vengo dalla lettura di It,
quindi avrei bisogno di qualcosa di più breve al momento. Comunque proseguiamo. Il quarto libro che avevo scelto è Come fermare il tempo. Anche in questo caso abbiamo una trama veramente intrigante, ovvero la storia di una persona, un uomo, per il quale il tempo passa molto più lentamente rispetto alle altre persone. Quindi invecchia molto più lentamente, quindi ovviamente ha una vita molto molto più lunga. E che cosa viene sottolineato in questo libro? Viene sottolineato il lato positivo di questo vivere più a lungo, ma ovviamente anche il lato negativo, quindi il fatto che le persone intorno a noi, le persone che amiamo, muoiano perché invecchiano normalmente, come si gestisce un amore sapendo che la persona che abbiamo accanto un giorno morirà quando noi saremo ancora giovani, insomma, sottolinea dei punti molto particolari che ci potrebbero far riflettere sulla nostra voglia di vivere in eterno. Infine, l'ultimo libro che avevo selezionato è Fidanzati dell'inverno. Questo è il primo capitolo di una serie. Anche in questo caso molti di voi l'avranno sentito nominare, se addirittura non l'avete letto, e quindi ho deciso di inserirlo. In questo caso questa appunto è una serie fantasy che che si svolge, dico, in un mondo chiaramente fantastico, dove la protagonista ha due poteri molto particolari, ovvero quello di sentire e di conoscere la storia degli oggetti semplicemente toccandoli e la capacità di attraversare gli specchi. E questi libri raccontano le avventure di questa protagonista tra i vari mondi che popolano questo mondo fantastico raccontato all'interno del libro. Bene, questi sono i titoli che avevo selezionato e alla fine abbiamo votato. Come vedete, infatti, qui c'è l'elenco dei libri e i voti che sono stati dati, e alla fine i due libri che hanno vinto sono stati Vox, quindi quello sulle donne che possono dire solo 100 parole al giorno, e Come fermare il tempo, quello sull'uomo che vive molto più a lungo delle persone normali. Quindi saranno questi due titoli a scelta che i nostri lettori, i nostri membri del club del libro dovranno leggere per il prossimo mese. Bene ragazzi, allora io a questo punto ovviamente ho piacere di sapere se avete letto qualcuno di questi libri, cosa ne pensate, il successo è meritato, non è meritato, avete curiosità di leggere qualcosa, insomma fatemi sapere. Io ho deciso che leggerò Come fermare il tempo e vedremo insomma il prossimo mese che cosa uscirà dalla nostra riunione. Insomma, io spero di essere stata chiara, spero che questa serie di video vi piaccia e ovviamente vi aspetto nei commenti. A presto, ciao!